Bentornati sul canale Aprite Questo Blog, io sono il Gonz e oggi sono qua a parlarvi di A Girl Walks Home Alone at Night. Per me è stata dura dire questo titolo in inglese. Comunque, film di Anna Lily Mirpur, una regista di origini iraniane che vive in California. Il film lo trovate sulla piattaforma CG Digital della CG Entertainment in video noleggio, quindi se volete vederlo è bello, ma vediamo un po' di cosa parla. Il film è praticamente, insomma, una specie di Twilight. No, non esageriamo. Vede la storia di un giovane ragazzo, insomma, che ha qualche problema, che conosce una ragazza che appunto cammina di notte. Vede questa ragazza camminare di notte in questa città, questa finta città, insomma, immaginaria, iraniana, ma anche un po' californiana. È un po' strana come ambientazione. Avvolta in questo chador che diventa una sorta di mantello del conte Dracula. Lei è una vampira, ma non è una vampira totalmente malvagia, insomma. Infatti in seguito si innamorerà dell'altro protagonista, che è questa specie di rockabilly che ha un po' di problemi. Di horror ha l'ambientazione e c'è qualche scena, ma è un film veramente molto poco horror e molto romantico. A me è piaciuto, in realtà. A me è piaciuto molto perché dal punto di vista estetico è meraviglioso, è molto bello. È in bianco e nero e le inquadrature, i tagli, i giochi di luce e ombre sono molto belli esteticamente, mi hanno ricordato un po' questa ambientazione, questa città, anche se è estremamente diversa come architetture, però per come è stata ripresa con questo gioco di bianchi e neri mi ha ricordato un po' Sim City del grandissimo fumettista Frank Miller. Un richiamo a qualcosa del genere c'è. Ci sono dei personaggi piuttosto caricaturati, un po' esagerati, però il film alla fine ha un suo perché. È un grande esercizio di stile, di tecnica e di gusto soprattutto. La storia fondamentalmente non è molto profonda e non ha molto da dire, se non per il fatto che appunto si vuole raccontare l'innamoramento che avviene tra questa vampira e il ragazzo. Su tutto il film spicca, in quanto a bellezza e stile, la scena in cui lei mette su un disco e lui piano piano si avvicina a lei e si innamorano in quel momento, diciamo. Molto bella, molto videoclipposa, si potrebbe dire. Molto videoclipposa, qualcuno l'ha definito un film hipster e non ha tutti i torti. Hipster potrebbe essere un'accezione negativa, ma oltre all'accezione negativa, che ci può stare tutta, c'è anche una accezione positiva, secondo me, nel dire che è un film hipster, cioè la volontà di mescolare l'antico e il nuovo, e quindi la tradizione con il pop, insomma la musica British pop. La ragazza, insomma la vampira, va pure sullo skate. È molto hipster effettivamente, ma è molto bello esteticamente. Quindi per me è un film davvero pregevole, gradevole, ma con una trama, diciamo, effettivamente che non lascia molto su cui riflettere. Davvero molto bella la scena dove loro due si innamorano, stavo dicendo prima, e lei mette su questo disco, e questo disco è la canzone dei White Lies, pop, indie pop, non so che cazzo di genere della minchia, però comunque la canzone è bella, la scena è molto figa e ti fa fare un tuffo nel passato, quando in quei momenti, quando eri un pischello, così che le cose insomma, quando ti pigliavi bene per insomma, non fatemi dire ste robe, dai. Comunque è una scena veramente molto fatta molto bene. Cosa vi volevo dire? Niente, la colonna sonora, a differenza di altri film dove viene scritta, come per esempio Carpenter si scrive le sue colonne sonore, vabbè, ma quello è un genio. Questa è tutta fatta di canzoni di vari gruppi e musica popolare iraniana, quindi è appunto un miscuglio di culture. Però devo dire che è fatta molto bene la selezione musicale per questo film. Di horror veramente c'è pochissimo, se non appunto per il personaggio che è horror, che è il personaggio del vampiro. Ma come scene c'è solo una scena che non vi spoilerò, che non mi è dispiaciuta affatto, che per chi l'ha visto ha a che fare con un dito, così non spoilerò e vi dico qual è. L'ho trovata veramente molto sexy
e orrorifica allo stesso tempo. A me è piaciuta, anche se poi appunto tutto si riduce a quello dal punto di vista dell'horror, della paura, cioè non c'è proprio quasi niente. Comunque, A Girl Walk Home Alone at Night, chissà se l'ho detto giusto, è un buon film dove la figura del vampiro, c'è stato un tentativo coraggioso di reinventarla in qualche maniera e io lo apprezzo. Lo trovate sul sito di CG Entertainment a noleggio se volete vederlo. Questo è tutto per la recensione o comunque la mia opinione su questo film. Se il video vi è piaciuto mettete like, iscrivetevi al canale, lasciatemi un commento qui sotto per dirmi se l'avete visto, se vi è piaciuto eccetera eccetera, oppure se volete semplicemente salutarmi, e ci vediamo al prossimo video. We'll be right back.